Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre Toto Racing 92 che vi parla e scusate se non sono usciti tanti video questa settimana, ma sono stato piuttosto malato con la tosse, febbre e via dicendo, per cui non mi sembrava il caso di portare un video in quelle condizioni. Oggi parliamo delle Cooler Master Master Pulse. Scopriamole insieme. Cooler Master nella progettazione di queste cuffie si è particolarmente concentrata nel design e nella qualità costruttiva, cosa di cui ci rendiamo subito conto non appena apriamo la confezione e le teniamo tra le nostre mani. Infatti l'archetto è completamente in alluminio, un materiale che le rende sì leggere ma anche flessibili e resistenti, mentre i padiglioni sono costruiti in plastica. Sicuramente salta subito all'occhio l'assenza di un microfono standard come quello che troviamo in altre cuffie da gaming. Questo perché il microfono è integrato all'interno della cuffia sinistra, un po' come i microfoni che troviamo sulle auricolari dei nostri cellulari. I padiglioni sono imbottiti in memory foam, che ad essere onesti non è la più comoda che io abbia mai trovato, in quanto è un po' duretta e fa fatica ad adattarsi al meglio alle nostre orecchie, mentre di buona qualità è la pelle utilizzata per il rivestimento del padiglione, che non fa surriscaldare l'orecchio e mantiene comunque una zona di comfort. Si tratta comunque di cuffie over ear, quindi pensate per essere utilizzate per lungo tempo. Fate attenzione però alla durezza della memory foam. Io preferisco delle cuffie imbottite con memory foam molto morbida che si deforma e va ad adattarsi completamente all'intorno del nostro orecchio, ma ci sono comunque persone che preferiscono un'imbottitura più dura. Sta a voi la scelta. Per quanto riguarda l'archetto superiore è di tipo a molla, quindi non ci sarà bisogno di andare a regolare fisicamente i padiglioni, ma sarà sufficiente appoggiare le cuffie sulla nostra testa affinché si regolino automaticamente. Avrei preferito comunque qualche millimetro in più di regolazione. Io ho la testa abbastanza grande e con queste cuffie sono arrivato proprio al limite della loro indossabilità. Il cavo è di tipo piatto, lungo 1,5 metri, e nella confezione troviamo anche uno sdoppiatore che ci consente di avere un'entrata per il microfono e un'entrata per quanto riguarda le cuffie. L'unica cosa che fa storcere il naso è la plastica utilizzata per quanto riguarda il controller, il telecomandino posto sullo stesso cavo. Infatti la plastica è davvero di scarsa qualità e non dà una bella sensazione né al tatto né come solidità e durevolezza. Si poteva fare sicuramente di meglio. Passiamo adesso alla parte più importante, ovvero all'audio. Queste cuffie hanno una netta preponderanza dei bassi sulle altre frequenze, talmente tanto che a volte le frequenze medie e alte vengono assolutamente accantonate per favorire i bassi. Questa non è in assoluto una cosa negativa, soprattutto su delle cuffie da gaming, in quanto se siete degli amanti di FPS o giochi che prediligono effetti sparatorie, bombe, cose del genere, allora dei bassi così profondi vi danno effettivamente un vantaggio per capire cosa vi sta circondando. Il tutto è anche abbinato anche ad una buona direzionalità, no? Non farete fatica a capire dove sta il vostro nemico o da dove arriva la prossima minaccia. Questi bassi così preponderanti possono essere risolti con una buona scheda audio. Andando infatti a smanettare un attimo con l'equalizzazione si possono ridurre e in modo da bilanciare maggiormente il suono. Saranno sempre presenti, ma comunque riuscirete a percepire e a godere anche della buona riproduzione in realtà delle frequenze medie e alte, soprattutto a volumi medi. Quando invece sparate il volume al massimo, allora lì la scena sonora sarà completamente occupata dai bassi. Inoltre Cooler Master, per soddisfare appieno i puri amanti dei bassi, ha introdotto dei coperchi sui padiglioni che una volta tolti amplificano ancora di più l'effetto, simulando un suono 3D o l'effetto 3D che offrono altre cuffie. Una feature che onestamente non ho utilizzato tantissimo, ma che comunque potrebbe soddisfare alcuni di voi. Per quanto riguarda il microfono, diciamo che è un po' sotto la media rispetto al prezzo a cui vengono proposte queste cuffie. Infatti, essendo così arretrato, stenta a catturare bene la vostra voce. I vostri amici in chat vi sentiranno comunque, però un po' lontani, proprio per una questione fisica di distanza dalla vostra bocca. Arrivando alle conclusioni, a chi posso consigliare queste cuffie? Agli amanti dei bassi sicuramente, come già detto, ma soprattutto a chi intende utilizzarle in game, con i giochi e con determinati tipi di giochi come sparatutto, FPS o alcuni giochi di guida. Altrimenti, per lo stesso prezzo, addirittura per prezzi inferiori, ci sono altre alternative che sicuramente fanno al caso vostro e che tra le altre cose avremo modo di vedere e analizzare ampiamente nei prossimi video. Quindi per questo rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace se questo video vi fosse piaciuto, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste cuffie e ci vediamo alla prossima. Ciao!